Quando qualcuno si avvicina al nuovo maschile e mi dice che sono interessato a questo tema, io mi preoccupo un po', perché credo che sia veramente molto difficile voler dedicare una parte del proprio tempo e del proprio lavoro a questo tema, che è un tema molto, molto faticoso e molto difficile. Io vengo da una famiglia molto violenta. Mio nonno era un abusante e anche il mio patrigno. Quindi io sono cresciuta conoscendo da vicino la violenza. L'ho conosciuta come nipote, l'ho conosciuta come figlia e questo è stato una grandissima molla per me, perché sapevo quanto era doloroso e l'impatto della violenza sulle donne, perché l'ho vista, e anche sui bambini e le bambine. Nuovo Maschile è un'associazione di promozione sociale che nasce a Pisa nel 2012. La creiamo in due: io, che sono psicologa psicoterapeuta, e Riccardo Guercio, anche lui psicologo educatore. Nasce dal desiderio di poter offrire agli uomini che agiscono violenza un luogo in cui poter imparare a non agirla. Per violenza agita si intende la violenza che una persona mette in atto verso un'altra, perché naturalmente, grazie alla nascita dei centri antiviolenza per le donne, siamo abituati al fatto che la presa in carico e l'aiuto riguarda le donne che la subiscono. Mancavano invece dei luoghi che si occupassero di chi fa violenza su un'altra persona, e noi sappiamo per le statistiche che sono soprattutto uomini. Sappiamo dall'Istat che un terzo delle donne ha subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nella propria vita e che per lo più le violenze vengono subite e vissute all'interno della famiglia e per lo più vengono fatte da partner o ex partner. È possibile che una fetta della violenza non sia rilevata perché abbiamo un problema proprio culturale di riconoscimento di cosa è violenza. Ci sono tante cose che per noi non sono violenza, invece lo sono. La violenza ha a che vedere con tutti quei comportamenti che vanno a ledere l'integrità, la libertà fisica e psicofisica di una persona. Ha a che vedere anche con la minaccia di fare delle violenze. E la violenza sappiamo che è qualcosa che ha un potenziale effetto traumatico sulle persone, quindi un impatto a breve e a lungo termine. Riguardo alla tipologia di violenze che portano gli uomini ad accedere al nostro centro, circa l'80% dei casi è legata alla messa in atto di violenza fisica e poi di violenza psicologica. Dopodiché seguono le altre tipologie, psicologica, economica, lo stalking, quindi sono soprattutto queste tipologie. Sappiamo anche che in realtà la violenza psicologica è il substrato che rende possibile tutti gli altri tipi di violenza. La scelta del nome non è stata semplice, ci abbiamo impiegato mesi e abbiamo scelto poi Nuovo Maschile perché l'idea era proprio quella di aiutare gli uomini a poter sperimentare, incarnare un modo diverso di essere uomini, di essere dei maschi, quindi fuori da quelli che sono gli stereotipi ancora diffusissimi che vanno a rinchiudere la maschilità in delle caratteristiche che poi sono l'apripista della violenza nelle relazioni. Quindi questa povertà emotiva, questa ipertrofia, diciamo, questo aspetto molto forte della rabbia, questa difficoltà a vivere la vicinanza, l'intimità che può essere esperita solo con soprattutto le donne, in un clima di eterosessualità, naturalmente, perché il vero maschio, noi sappiamo, la società dice che è eterosessuale, in cui il contatto fisico è solo di carattere sessuale, in cui il modo di stare in relazione è attraverso la forza e la violenza. Cioè, la nostra speranza è uscire da tutto questo e che ogni uomo invece trovi il proprio modo, che sia un modo in equilibrio, in armonia interna e anche nelle relazioni con gli altri.
Da noi arrivano uomini di tutti i tipi e in modi molto diversi. Inizialmente arrivavano soprattutto uomini volontari. Quando dico volontari dico mandati dalle loro compagne che danno loro un'ultima chance dopo anni di violenze. Ci chiede delle informazioni perché è veramente esasperata. Le parliamo subito dei centri antiviolenza perché per noi è sempre prioritario comunque la sicurezza delle donne e dei bambini e delle bambine. Grazie alla collaborazione che si è strutturata con i vari servizi abbiamo sempre più invii dai servizi, dall'ufficio esecuzione penale esterna, dai tribunali. Dopo la telefonata l'uomo può fare dei colloqui individuali con noi, li fa con gli psicologi e psicoterapeuti all'interno di questi colloqui l'uomo viene accolto e cerchiamo di esplorare insieme il modo in cui vive le relazioni. Partiamo da un'accoglienza molto generale della sua storia per poi approfondire sempre di più, perché naturalmente è necessario che si instauri anche un clima di fiducia. La fiducia è tanto più importante quanto più l'uomo arriva perché c'è un tribunale che gli dà questa indicazione. Dai dati a livello regionale noi sappiamo che in media un quarto degli utenti conclude il percorso. Mentre una parte durante la statistica ha il percorso in essere e un'altra parte lo interrompe. Il tasso di interruzione in questi percorsi è alto, cioè per noi il primo step dura 12 mesi. Noi abbiamo anche degli standard, crediamo, un pochino elevati riguardo a quello che ci aspettiamo, nel senso che per noi non ci dovrebbe essere solo un'interruzione della violenza fisica, ma anche un lavoro sulla violenza psicologica, un lavoro che va anche un po' in profondità. Per un uomo vuol dire venire da noi vuol dire mettere fortemente in discussione il modo in cui ha sviluppato e vive le relazioni e anche dover abbandonare un sistema di privilegi. Se l'uomo migliora, la relazione magari può andare avanti con la sua compagna o comunque, anche se la relazione finisce, potrà essere un compagno migliore con un'altra compagna o con altri figli, perché poi dobbiamo anche avere in mente che la violenza che l'uomo fa sulla donna impatta e influenza il proprio modo di essere padre. Ci sono poi degli effetti invece più ad ampio raggio e che noi riteniamo molto significativi, che è l'impatto sulla cultura, cioè iniziare a dire che la violenza non ha una giustificazione, che non ha una base biologica, ma che se l'uomo vuole può non agirla, può cambiare, è un fattore molto importante, cioè secondo noi restituisce un grande senso di efficacia e di padronanza all'uomo e gli permette di responsabilizzarsi e possiamo anche uscire da quest'idea, come dire, che è molto diffusa, che colpevolizza la persona che la subisce.